Questo programma è offerto da Trascorriamo un terzo della nostra vita riposando e dormire su materassi troppo datati o di scarsa qualità può portare all'insorgenza di patologie molto fastidiose che condizionano la nostra vita, come malumore, irritabilità, dolori alla schiena, mal di testa, dolori cervicali o agli arti. Per recuperare la forma fisica e la voglia di sorridere, non esitare. Chiama ora il numero verde 800 910 323 per una consulenza gratuita e senza impegno. Cause we don't wanna grow up.
Amici sportivi di Radio Da Più Zero e del Bitonto Calcio, buonasera da Nicola Vacca. Abbiamo cominciato questa puntata del Ruggito Neroverde con questo tributo alla nostra squadra e come avete visto, come avete capito, il Bitonto Calcio è ufficialmente in Serie C. È una notizia che aspettavamo da tantissimo tempo, un'ufficialità che c'è stata oggi pomeriggio alle 15 dopo il Consiglio della Federazione. Siamo contenti, contentissimi, non sappiamo più che tipo di aggettivo usare per questa situazione. Come avete visto, questa sera abbiamo la nostra puntata, va in diretta dallo studio centrale di Radio Doppio Zero. Siamo ritornati fra virgolette a casa nostra, quella proprio della nostra radio. Ci saranno tanti ospiti che si susseguiranno questa sera sui nostri spazi. Logicamente l'ospite più importante questa sera è il presidente del Bitonto Calcio, Francesco Rossiello. Buonasera presidente, benvenuto. Benvenuti a tutti, buonasera. No, sorridevo perché i tamponi tutti negativi. Tutti negativi. Logicamente, oltre al presidente c'è anche il DS del Bitonto Calcio, e cioè Leonardo Rubini. Ciao Leonardo, buonasera anche a te. Buonasera a tutti. Benvenuti. E allora, poi abbiamo Mario Sicolo, il direttore da Bitonto. Un saluto a tutti quanti gli affezionati ascoltatori e chiaramente a tutti i tifosi neroverdi. Ok, e poi abbiamo, logicamente lo vedete anche inquadrato, Mario Romano di Data Sport. Ciao Mario. Buonasera a tutti e forza Bitonto. Logicamente sempre forza Bitonto. Ho lasciato per ultimo Nicolangelo Biscardi, ma lui non è un ospite, è un compagno di viaggio che ha cominciato a vivere con noi questa avventura 2 anni fa, e quest'anno insomma possiamo dire di essere arrivati soltanto alla fine di un piccolo percorso che ricomincerà in maniera più grande dal prossimo anno. Allora Nico, ti passo subito la parola, ringrazio nel frattempo le tantissime persone che ci stanno scrivendo e ci stanno mandando messaggi, poi le faremo leggere al presidente. Sono talmente tante che sicuramente stasera non riusciremo a leggere, ma sappiate che il presidente poi le leggerà tutte. Nico, a te la parola. Ciao Nicola, grazie per avermi tenuto per ultimo. Buonasera a tutti. Parafrasando una citazione goliardica di un ex calciatore del Bitonto, potremmo dire che stasera siamo felicissimi ma stanchissimi. Assolutamente sì, dico, il nostro Picci insomma ha tirato fuori questo slogan che si addice appunto anche per la giornata di oggi. È stato un primo pomeriggio di emozioni intense, fortissime, di cellulari che si scaricavano rapidamente perché era un tourbillon di messaggi, chiamate, complimenti. Ce l'abbiamo fatta, è stata una lunga rincorsa, una lunga attesa. Assolutamente, è stata un'emozione indescrivibile, che soltanto chi ama il calcio come noi può capire. Un'emozione che è durata un campionato e oggi ci fa gioire tanto. Quindi godiamoci queste giornate perché sono veramente bellissime. Presidente, ti volevo chiedere una cosa al volo, so che ho rubato la parola a Nicolangelo. Quando hai avuto la notizia dell'ufficialità, però vorrei che fossi sincero, quali sono state le prime parole che ti sono venute in mente, il primo pensiero che hai avuto? Stavo chiudendo un contratto con un cliente di Torino e ero doppiamente felice, quindi tutto bene. Perché il presidente ha aspettato l'ufficialità, ovviamente non pensandoci ma portando avanti la sua attività chiaramente lavorativa. Presti, faccio un'altra domanda e poi rivolgo l'attenzione anche al direttore Leonardo Rubini. Noi in questi giorni più volte abbiamo ricordato insieme quella che è stata la mia prima intervista, l'abbiamo ricordato anche oggi pomeriggio, ce la siamo ricordati, e quando entravi nel mondo del calcio bitontino attraverso l'Omnia Bitonto, la tua prima intervista di presentazione, dicesti esplicitamente: il mio sogno, il mio obiettivo è portare questa città a tutti i costi in Serie C. Ci sei riuscito. Avevi dato anche qualche anno in più di tempo, hai persino bruciato le tappe. 5 anni forse. No, avevi forse detto anche qualcosina in più. Qualcosina in più. Comunque magari questa poi è una chicca che manderemo per tutti i nostri tifosi. Sì, beh, il sogno è sempre stato quello di giocare in stadi importanti e chiaramente il professionismo offre questa chance. È stato un percorso lungo, duro, però ci abbiamo messo tanta passione che soltanto chi ci sta accanto può sentirla, e tanta volontà, audacia anche, e ora siamo qui a raccontarla.
Però chiaramente, come ho detto anche in altre interviste, chiudiamo questo capitolo faticoso del dilettantismo e ci avviciniamo appunto al professionismo cercando di aprire un altro libro importante di questo club. Da oggi si apre un altro libro, ma uno dei protagonisti del libro che si è scritto fino ad oggi è sicuramente il direttore sportivo Leonardo Rubini, che prima da giocatore poi da dirigente ha contribuito in questo percorso straordinario che cade poi a ridosso dell'anno del centenario, sicuramente da bitontino, così come chiaramente il presidente, ma anche da figlio d'arte, l'emozione sicuramente è tanta. Diciamo che oggi nel gruppo che abbiamo noi dirigenti non si aspettava altro che la notizia che il nostro segretario minuto per minuto ci aggiornava. Non era a Roma però da casa. Ora guardando indietro vediamo quello che abbiamo fatto con grande orgoglio. Sappiamo i sacrifici, sappiamo quello a cui diciamo andiamo incontro ora. Il bello viene adesso. Conoscendo il presidente, non so dove ci vuole portare, però noi siamo pronti a lavorare, a metterci di nuovo in gioco e affrontare nuove avventure. Sicuramente ci porterà a Palermo. Beh, questo sì, anche con i tifosi si scherzava, insomma, per prendere il traghetto per andare a Palermo. Dai, su questo ci siamo riusciti. Ora dobbiamo impegnarci, lavorare per cercare di raggiungere obiettivi sempre più importanti, insomma. Si gioca per vincere e quindi si ambisce al massimo. Palermo, Catania, Catanzaro, Avellino, Pisa, Livorno. quindi, stiamo andando già verso nord. Quindi, voglio dire, certo. Poi c'è la Coppa Italia anche nazionale, molto bello. Magari troviamo pure qualche squadra di Serie B se passiamo i primi turni. Certo. Guarda, Nico, da casa c'era un commento di un nostro amico che scriveva «Presidente, portaci dove vuoi». E noi ti seguiremo, come direbbero alcuni cori dei tifosi. Io darei la linea ai nuovi star schedacci del giornalismo bitontino, cioè Mario Sicolo e Mario Romano. L'angolo dei mari. Ovviamente è un prodotto, un ortaggio bitontino che di solito si mangia in altri momenti. Ha fatto bene il DS Rubini nel ricordare soprattutto i sacrifici, perché quando si taglia un traguardo così luminoso è così tanta la luce che è così abbagliante, probabilmente presto vedremo saltellare sul carro dei vincitori un po' chiunque, però la luce è così abbagliante che non si vedono più effettivamente tutti i sacrifici, tutte le rinunce, tutto il lavoro che è stato compiuto per giungere a tagliare questo traguardo. E dal mio punto di vista, io l'ho visto un po' come una situazione anomala, perché tanto è stato trionfale il cammino fino al momento dell'interruzione per causa Covid-19, tanto poi è stata una situazione anomala di sospensione, quasi limbale, durante la quale si aspettava più o meno questa decisione fondamentale, cruciale per la storia del calcio bitontino, che sembrava non arrivare mai, poi veniva rinviata, ma in realtà, voglio dire, finalmente oggi si è scritta la pagina più importante, più sfolgorante della storia del calcio bitontino. E però è sempre bene rivolgersi al passato, a quello che è stato, non con la nostalgia, ma facendo una carrellata retrospettiva affinché si possa avere piena contezza della fierezza del traguardo raggiunto. Allora, prima di dare la parola al carissimo Mario, visto che questo è l'angolo dei mari, oggi placidi e felici e non tempestosi, avrei una sorpresina per tutti gli affezionati bitontini. L'anno prossimo sarà un secolo di calcio bitontino. Io ho portato con me una settantina di anni di calcio bitontino. Il dottor Nicola Lavacca, che dovremmo avere da queste parti, prego si materializzi. Ecco, che ovviamente è un pezzo di storia del calcio bitontino. Vieni. Buonasera a tutti, mi ha chiamato il dottore perché in sua inversione sono passato casualmente e ho salutato comunque il presidente e anche i radioascoltatori e tutti quanti presenti qua in trasmissione. Un saluto fugace, però volevo dire, dare merito comunque
a tutta la struttura che è riuscita a raggiungere questo traguardo che sembrava impensabile. E quindi ovviamente onore al merito al presidente, allo staff dirigenziale, anche allo staff tecnico, al mister Taurino, alla squadra che ha fatto il suo, credo pienamente, fino a quando c'è stata la sospensione. Il Covid ci ha portato purtroppo lutti e sciagure, in questo caso, anche se può sembrare una battuta un po' fuori luogo, ci ha portato forse fortuna in questo senso. È brutto dirlo, perché per carità tutti avrebbero preferito giocare il campionato fino alla fine, ma ahimè la Lega Dilettanti ha poi deciso la cristallizzazione della classifica e di premiare le prime in classifica dei nuovi gironi di Serie D. Quindi grande merito a tutti, questo sguardo al passato lo rivolgiamo sempre, perché tanti sono stati i protagonisti che hanno indossato la maglia neroverde in tanti, tantissimi anni di storia. 99, come hai detto tu, l'anno prossimo c'è il centenario. Io mi sento di dire solo un paio di cose, poi magari ci potremo ritrovare in altre trasmissioni. Credo che sia arrivato il momento che la città si accorga, tra virgolette, di questa squadra, di avere una squadra di calcio che spesso è stata vituperata, magari vista sempre con indifferenza, distacco. È una cosa per cui mi batto da sempre. Quindi mi auguro che ci sia maggiore presenza e calore intorno alla squadra di calcio che rappresenta la città. Quando avviene un evento di questo tipo, e quindi lo sbarco nei professionisti e nel calcio professionistico che conta, è anche importante a livello dell'immagine di una città. E dobbiamo dire che in questo caso ne abbiamo anche bisogno. Il Bitonto ha fatto un qualche salto di qualità in questi ultimi anni, anche a livello culturale. Ora anche lo sport riesce a raggiungere dei lidi di splendore, lidi importanti. E l'altro pensiero che mi viene in questo momento, non per polemizzare o meno, ma credo che sia importante, che ovviamente il Bitonto, come ha ribadito il Presidente, giochi nella sua casa, e quindi mi auguro che tutto quello che c'è da fare, di cui c'è bisogno per mettere il campo a norma, lo stadio di Città degli Ulivi, venga fatto. Ognuno ha le proprie responsabilità, ha i propri compiti da eseguire a livello istituzionale, a livello economico, quello che sia. La società ha fatto il suo, c'è stato un buon pubblico anche quest'anno che ha fatto la sua parte, ci auguriamo che ci sia ancora più seguito, come ho detto. Ora chiaramente l'augurio è anche che il Bitonto possa giocare nella sua casa, non andare fuori per giocare le partite o magari contro avversari blasonati. Quindi staremo a vedere. Ovviamente sappiamo tutti che la situazione Covid non è del tutto risolta, ci auguriamo che lo sia a breve per la salute di tutti, di tutta la comunità italiana, non solo quella bitontina. Quindi sappiamo che i campionati dovranno riprendere, il calcio riprenderà sperando con i suoi soliti canoni, e quindi arriverà il momento in cui bisognerà, oltre che fare la nuova squadra, quello che sarà da puntellare eccetera, l'organizzazione pure societaria, bisogna essere pronti anche da questo punto di vista. Quindi il mio augurio, l'auspicio, è che lo stadio Città degli Ulivi torni veramente a risplendere, che dia un'immagine diversa, che ci sia un biglietto da visita un po' più, come dire, al passo con quelle che sono le necessità e gli obblighi che il campionato di Serie C propone e impone. Mi accontenterei, diciamo, dei lavori più urgenti, importanti, però che consentano di giocare qui. Anche quel biglietto da visita salendo la famosa irta di Via Megra, che sia anche quello migliorabile, perché non è possibile presentare uno stadio che domani ospiterà la Serie C ancora con questi muri un po' cadenti, tutte queste strutture esterne che lasciano un po' a desiderare. E ovviamente quello che bisogna fare all'interno del campo, e anche per la struttura che riguarda un po', sappiamo tutti, la sala antidoping, sala stampa e quant'altro. Queste sono le due cose che mi vengono da dire in questo momento di gioia, per soprattutto chi è stato protagonista, per chi ha vissuto da vicino questa annata che si è interrotta sul più bello, ma che comunque ha premiato meritatamente, credo, il Bitonto. I verdetti sono stati decisi dalla federazione, sono inoppugnabili. E quindi queste sono le due cose che secondo me andrebbero veramente sottolineate in questo momento, che comunque di gioia e di festa, sarà una festa contenuta, ma festa è anche nei cuori, ognuno la vive, diciamo, in una certa maniera anche personale,
e soprattutto chi è affezionato ai colori nero-verdi, perché sappiamo che col distanziamento sociale, quello che sono le regole da rispettare, non si può festeggiare in piazza, ma tutti quanti credo siamo un po' contenti e soddisfatti di questo risultato raggiunto con merito, un risultato importante che premia anche un po' tutti quelli che sono stati protagonisti del calcio nero-verde in tantissimi anni, anche prima di quando sono nato io nel 57, sono stati giocatori che hanno lasciato traccia, e quindi credo che sia un giusto trade union con il passato. Per cui complimenti veramente a tutti e speriamo di rivedere a breve di nuovo sempre il Bitonto combattivo anche in Serie C. Sono sicuro che il Presidente farà come sempre la sua parte, ormai lo conosciamo, per cui so che già ci sta pensando, anche se non lo dà a vedere o non lo vuole dire, ma credo abbia già le idee chiare sul da farsi insieme al mister Taurino, che sappiamo tutti è riconfermato. Grazie, ci rivediamo poi prossimamente, in bocca al lupo a tutti. Grazie a te, Nicola. Nicola Lavacca, per il suo graditissimo intervento, decano Nicola, dei giornalisti qui a Bitonto. Sì, potremmo chiedere al presidente già su, arrivo subito su Bitonto, Nicola. Volevo soltanto volevo ringraziare Nicola Lavacca per il suo intervento ed segnalare un paio di cose molto molto importanti prima di ripassarti subito la parola, figurati. Prima di tutto una cosa molto importante: non c'è nessuna festa organizzata, questo ci teniamo subito a dirlo perché ne stavamo parlando prima con il presidente, non è stato deciso ancora di festeggiare niente da nessuna parte, per cui per cortesia cerchiamo di rispettare quelle che sono le ordinanze comunali e nazionali per quanto riguarda l'assembramento. Voi rimanete sempre in contatto con la pagina ufficiale di Radio Doppio Zero e del Bitonto Calcio e sicuramente lì ci saranno altre informazioni. Poi permetteteci, lo facciamo solo ed esclusivamente questa sera, questo piccolo assembramento che abbiamo di studio, ma era necessario almeno questa sera, permettetecelo, scusate. Allora Nico, stavi dicendo, la domanda la facciamo subito al presidente, assolutamente, certo. Nicola, in questo suo caloroso saluto ha posto un interrogativo sul futuro del Bitonto. Per quel poco che conosco il presidente Rossiello, lavorandoci, non penso voglia fare un campionato nell'anonimato. Cerchiamo di non anticipare i tempi, altrimenti poi prestiamo il fianco agli avversari, quindi è meglio sempre l'effetto sorpresa è quello che colpisce di più. No, sicuramente faremo una squadra come quella di quest'anno, che sarà frizzante, sbarazzina, pronta a lottare su ogni pallone, su ogni campo, in ogni stadio. In ogni luogo, in ogni lago, era ogni così lago. Che diceva, sì, ok. Vicino sicuramente Lago Trasimeno, potremmo andare anche da quelle parti. Una squadra che si fa valere e porterà in alto il nome della nostra città. C'è il Lago Laceno, quasi vicino a Vellino. Lago Laceno, ci sono diversi laghi. Vari laghi. Laghi Alimini. Sì, per andare più giù, però diciamo lì in Salento non ci sono squadre in Serie C. Mi sa che c'era la domanda forse ora anche da parte di Mario Romano, giusto? Scusa Mario, la coppa è di Nicola, purtroppo Nicola è così. Per anzianità io cedo sempre. Con... quello che oggi ho intravisto nel presidente, un'emozione insomma mai vista prima. A chi dedichi questa promozione? Sicuramente la mia famiglia, che mi ha supportato in tutti questi anni. Poi a tutta la città che credo possa rispecchiarsi in questa squadra con quella voglia di emergere e di far emergere i propri valori. Quindi la dedica è soprattutto per loro. Nicola, qualche domanda da casa? Allora, domande da casa per il momento ce ne sarebbero un'infinità, ma riguardano anche soprattutto i giocatori che il presidente ha intenzione di prendere il prossimo anno, e logicamente è ancora abbastanza immatura questa cosa. Ci stanno chiedendo, vabbè, Strambelli, Bellomo, chi affiancare a Chicco Patierno, tutto quello che è possibile e immaginabile. Logicamente molte persone fanno riferimento al discorso che è stato fatto dal collega Nicola Lavacca per quanto riguarda lo stadio, perché non ci si può permettere uno stadio in queste condizioni, considerato insomma l'anno che andiamo ad affrontare. Io invece volevo ricordare che c'è la possibilità di fare le domande da casa, però cercate di farle molto particolari, fate domande importanti, non quelle classiche.
classiche solite che potrebbero venire fuori da, da questa qui. Oltre a questo, comunque, tantissime persone ci stanno scrivendo in giro dall'Italia, da Torino, da Montreal, da Monaco di Baviera, da Catanzaro. C'è stato un nostro utente che ci ha detto complimenti da Catanzaro, per cui vi aspettiamo, per cui sappiamo anche che a Catanzaro ci stanno aspettando. Andremo ben volentieri al Ceravolo, purché non ci aspettino a bagnare a Calabro. Assolutamente, ben volentieri. Magari ci fate trovare pure una scorta di nduia, di qualcosa di buono. E logicamente ci sono alcune persone che stanno chiedendo lumi e informazioni sulla notizia che è serpeggiata questa settimana riguardo il DS, per cui insomma poi voi siete liberi se rispondere o meno a questa domanda che è capitata più volte da più utenti. Assolutamente. Allora, magari rispondiamo rapidamente. Nicola faceva riferimento alla questione stadio, e noi comunque più volte anche il presidente, tutti i dirigenti, la società in varie interviste hanno spiegato come da parte della società ci sia la massima collaborazione in corso con l'amministrazione comunale. So che a giorni si aspettava oggi qualche notizia in più, slittato probabilmente di qualche ora, ma a giorni dovrebbe essere presentato definitivamente il progetto, che poi verrà approvato in giunta. Importante oggi però non era solo la ratifica della promozione, ma anche conoscere, credo, le date, perché poi verranno stabilite anche tutte le date per l'omologazione, per l'iscrizione, se non sbaglio, se avete informazioni a tal riguardo. Io francamente no, ero concentrato soltanto sulla nostra promozione, quindi date... Non ci sono date ben precise. Però bisogna comunque cercare di rispettare i termini canonici, quindi dobbiamo farci trovare pronti per... soltanto che il mercato parta il primo settembre. Il mercato parte ufficialmente parte il primo settembre, però le date per quanto riguarda l'iscrizione non ci sono state. No. Aspettiamo indicazioni sempre dal buon Paolo, che sicuramente è sempre allerta. L'importante è farsi trovare pronti con la modulistica. Ora ci sono tutti gli aspetti amministrativi da porre in attimo il prima possibile. Allora, ragazzi, prima di andare avanti, so che qualche giorno fa abbiamo intervistato uno dei giocatori, una persona che ha giocato nel Bitonto Calcio, che è Antonino Sblendorio, per cui se il contributo è pronto, io prego il nostro regista Danilo Mingirulli, scusate, è l'emozione di questa sera, di mandare in onda il filmato e poi ritorniamo subito in studio. È una vittoria enorme, insomma, una vittoria sulla quale penso nessuno avrebbe scommesso niente. È vero che eravamo reduci da un buon campionato nell'anno precedente, con i play-off, con eliminazioni un po' amare, però vincere un campionato e condurlo soprattutto in testa dalla prima giornata non era per niente opinabile, insomma. Per cui è stata veramente, veramente una cavalcata meravigliosa. E quindi questo stop non ha fatto altro che mettere in evidenza le forze di un campionato che ci aveva visti primeggiare da sempre, insomma. Per quanto riguarda l'importanza di questa vittoria, è importante per tutti noi. È importante perché Bitonto, immaginavo, ecco, oggi pomeriggio parlando con un anche lui allenatore di calcio, ex allenatore di calcio, Nicola Molfetta, dicevo: ma ti immagini, Nicola, quando verrai Palermo a Bitonto? Palermo Bitonto, oppure Regina Bitonto, insomma, cioè piazze blasonate di Serie A, che chiaramente non porteranno solamente il blasone, ma porteranno insieme tante di quelle persone che gioveranno non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista economico, e soprattutto si potranno molti scoprire le bellezze della nostra città. Ecco perché ritengo che questa sia una vittoria meravigliosa sotto tutti i punti di vista. E permettetemi di dire un grazie al presidente Rossiello.
perché è vero che Bitonto calcistica ha sempre avuto degli ottimi presidenti, gente che ha sempre messo mano alla tasca e ha tirato fuori di tasca propria, ma quello che il presidente Rossiello ha fatto era inimmaginabile da quando il Bitonto si chiamava Omnia e da quando partì dalle serie infime, diciamo, per poter assurgere alle realtà nazionali, insomma. Ecco perché io ritengo che un grande grazie la cittadinanza debba esprimerla nei confronti di Francesco Rossiello, e chiaramente poi anche all'allenatore, allo staff, ai direttori sportivi, alla realizzazione di questa grande impresa, insomma. Certo che ne vedremo delle belle, insomma. Eccoci qua, era questo dunque il contributo di Tonino Sblendorio che ha rilasciato ai nostri microfoni. Allora, come avevo detto, ritorniamo qui in studio. C'è una domanda che arriva da casa, Nicolangelo, te la giro subito, e dice: Presidente, per quest'anno sarà prevista una prelazione per i vecchi abbonati? Grazie e sempre forza Bitonto. Allora, diamo un po' di risposte in questo blocco di trasmissione. Allora, per quanto riguarda gli abbonamenti, invitiamo innanzitutto i tifosi, i sostenitori neroverdi in possesso di abbonamento per questa stagione a non gettarlo, a non perderlo in alcun modo, a conservarlo, perché per la prossima stagione ci sarà una prelazione per gli abbonati di quest'anno per il prossimo campionato di Serie C, e in più sarà approntata una sorta di scontistica di risarcimento, comunque, per il fatto che le ultime tre partite casalinghe del Bitonto quest'anno non si sono disputate, quindi ci sarà una sorta di come posso dire, di promozione, di rimborso, di benefit, appunto, per quei tifosi che avevano l'abbonamento ma non ne hanno potuto usufruire fino in fondo, vista la conclusione anticipata della stagione. Da casa ci chiedevano delle novità per quanto riguarda la struttura societaria. Più volte abbiamo già spiegato, però è giusto anche dalla viva voce del Presidente ascoltare quelle che saranno le novità, perché cresce il campionato, crescono le difficoltà, chiaramente la base societaria va rafforzata e ampliata. Assolutamente sì. Così come la squadra ha necessità di essere rafforzata, così anche la struttura societaria. Io voglio che passi innanzitutto questo messaggio: la nostra società è forte, costituita da uomini veri che vengono con noi ormai da 6 anni, quindi si riparte chiaramente con Rubini, con Antonio Lolino, che salutiamo, Nico De Santis, Filippo Stolfi, e chiaramente siamo noi lo zoccolo duro di questa società. A loro sicuramente si aggiungeranno altre figure che magari possano portarci in questo professionismo quel tantino di esperienza che oggi, ai noi, non abbiamo. Quindi, siccome vogliamo partire col piede giusto, è giusto che ci si affidi a gente che abbia già navigato in queste categorie. Si è fatto il nome in questi giorni di un nuovo direttore sportivo che andrà appunto ad affiancare Leonardo Rubini, che, ribadiamo, qualcuno ha erroneamente scritto nei vari articoli che prenderà il posto. No. Leonardo resta ed è la vecchia guardia, resta qui, e se è qui è anche per dimostrare che resta a tutti gli effetti. Assolutamente sì. Allora, se permettete, stavo rispondendo, scusate ragazzi, ho la colonna davanti che mi copre la vostra visuale. Il campionato che andiamo ad affrontare è sicuramente un campionato importante, nuovo per noi e per tutta la società, quindi chi verrà ad affiancarci sa che ci deve portare qualcosa in più, ci deve dare qualcosa in più, e siamo pronti ad accogliere la nostra famiglia, e sappiamo già che ci farà fare un salto in avanti, e andremo nella direzione giusta, collaborando come abbiamo sempre fatto, guardando sempre al futuro e al bene della società, che ora diventa un'azienda a tutti gli effetti,
e dobbiamo andare ad integrare alcune figure che numericamente mancano nel nostro organico. Qui dobbiamo remare tutti nella stessa direzione e abbiamo le idee ben chiare. Ecco perché andremo alla ricerca di persone giuste che possono farci fare quel passo in avanti. Il mio invito è sempre quello di aspettare le comunicazioni ufficiali da parte della società, quindi così come su quelle che saranno gli nuovi innesti, le nuove figure in società, giocatori e così via. Anche... c'è anche un settore giovanile importante che non lo stiamo nominando, ma anche quello crescerà a dismisura, mentre prima avevamo soltanto una squadra giovanile, la Beretti. Dall'anno prossimo ne avremo altre quattro che si vanno a sommare alla vecchia Beretti, quindi ci sarà da organizzare il settore giovanile, responsabili, allenatori, preparatori, segreteria. Quindi c'è un lavoro veramente enorme che ci aspetta, però l'entusiasmo ce l'abbiamo sempre a palla, quindi siamo sicuri di farcela. Lo sapevamo. La domanda per quanto riguarda il settore giovanile era proprio una che è stata fatta da un nostro utente a casa, che chiedeva appunto lumi per quello che era il settore giovanile. Io però vorrei fare una domanda al presidente Francesco, che credo che racchiuda tutte le migliaia di domande che sono arrivate oggi qui in diretta. E c'è scritto: buonasera a tutti, vorrei rivolgere una domanda al nostro caro presidente. Innanzitutto vorrei ringraziarlo per quello che ha fatto, perché nella famosa fusione fra Omnia e Bitonto il calcio Bitonto sarebbe sparito già da tempo se non ci fosse stata. Invece ora ci ritroviamo in Serie C e questo è incredibile. Però volevo capire se si è reso conto realmente di quello che lui ha fatto, in quanto lui rimarrà per sempre nella storia della nostra città e del Bitonto Calcio. Sì, io ringrazio il telespettatore e chiaramente Pasquale Verriello, sì, che saluto chiaramente. Sì, no, mi rendo conto di quello che è stato fatto già 2 anni fa. Il messaggio che vorrei passasse è che anche l'Omnia Bitonto era una parte importante della città, chiaramente una minoranza. Chiaramente capitando questa occasione non potevo tirarmi indietro, anche perché avremmo rappresentato un'intera città. Oggi ci ritroviamo a vestire questa casacca gloriosa con tanti giocatori che l'hanno indossata, che appunto ricordiamo praticamente sempre, e quindi siamo orgogliosi di portare avanti in alto il nome di questa città, di questo club, e quindi sì, ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto 2 anni fa. Non era ancora arrivata chiaramente l'ufficialità, ma già da settimane Francesco Rosiello e il suo staff, il suo entourage, a lavoro in maniera profonda proprio per organizzare e pianificare una struttura, una squadra, tutto uno staff per affrontare nel migliore dei modi questa prima volta. E onorare il centenario. Assolutamente sì, onorare il centenario, ma l'intenzione di questa società è quella comunque di rimanerci nel professionismo, non di fare un campionato, un'annata e poi ritornare di dilettanti, sarebbe un errore grossissimo. Quindi per far sì che accada questo c'è da organizzarsi tantissimo, dal settore giovanile, come dicevo prima, ma anche con le strutture, quindi oltre lo stadio anche il polisportivo, che non appena consegnatoci diventerà veramente un gioiello, dove tutto il settore giovanile, compresa la prima squadra, diventerà il nostro quartier generale. Quindi credo che forse neanche Bari, che dista 15-20 km da noi, possa avere una struttura del genere. Quindi queste sono cose molto importanti per una società, per poter ambire sempre più a qualcosa di importante. Assolutamente, perché le giovanili del Bari spesso sono costretti a giocare in più strutture. E noi ne sappiamo qualcosa. Veniamo da quel percorso lì. Faccio solo un'ultima domanda di questo blocco, poi cedo a te Nicola e avrei voglia di sentire anche l'angolo dei Mario. Prima Mario Romano chiedeva a Francesco Rossiello la dedica di questa promozione in Serie C. Trasferisco questa domanda a Leonardo Rubini.
Sicuramente innanzitutto la mia famiglia, che a mia moglie, che molto spesso non mi incrocia per giorni. Poi a chi è stato vicino in questo percorso, di cui Nicolangelo tu sicuramente fai parte, tu, Giuseppe, Francesco, Vincenzo, Antonello, con cui dividiamo a suon di telefonate, litigi, fraintendimenti e pace per telefono, questa avventura. Quindi dobbiamo ringraziare le nostre famiglie principalmente e poi i compagni di viaggio. Approfitto per salutare Antonello, che per motivi di lavoro non c'è. Poi nell'ultimo anno si sono aggiunti anche Nico e Filippo, quindi sai bene le trasferte che affrontiamo e le chiacchierate che diventano calcistiche e problemi, discussioni di problemi. Ma anche le nostre colonne sonore, voglio dire. Noi abbiamo... Non avevamo mai un CD preimpostato, una chiavetta preimpostata, ma puntualmente ogni trasferta in macchina si ripetevano ogni 2 settimane le stesse canzoni. Forse le radio sapevano i nostri gusti vincenti, quindi si riproponevano fissi. Qual era la canzone Dance Monkey? Era una... Allora, il nome lo ricordo perché era in inglese, quindi sai che con l'inglese... Capitava sempre nella zona di ballata, sì. La gente... La colazione allo stesso autogrill, lo stesso cornetto, quindi i riti erano quelli. Quest'anno però ricordo una canzone, Napoli di Nino D'Angelo. Ricordi? può essere anche quello, anche... Dovrei avere anche un video, la barriera di Nola. Sì. E quindi sentivamo l'aria di Napoli, stranamente le canzoni di napoletano, stranamente, insomma, presidente. Allora, vi volevo chiedere, cioè mi è arrivata una domanda da casa, simpatica, o meglio, più che simpatica, informativa. La squadra si chiamerà sempre USD Bitonto o cambierà denominazione? Non si può chiamare USD Bitonto perché bisogna eliminare la D che sta per Unione Sportiva Dilettantisca, quindi ci sarà anche la variazione. Ci sarà anche variazione del... diciamo della ragione sociale, si costituirà un'azienda di capitali a tutti gli effetti. Ok, e poi c'è un'altra domanda che arriva dalla Germania che dice: buonasera, una domanda, riusciremmo a vedere le partite in TV visto che sono in Germania? Un abbraccio a tutti voi, forza Bitonto. Credo che su questo un passo in avanti l'abbiamo già fatto. E poi alla fine, se vorrete mi concedete due minuti, ma a parte non sono i ringraziamenti come l'anno scorso col Foglietto, sono giusto due paroline. Bisogna vedere chiaramente per quanto riguarda i diritti televisivi. Quest'anno la Serie C, i diritti televisivi erano in possesso di una piattaforma streaming web online, Eleven Sport, che tra l'altro seguiva anche alcune squadre di Serie D. C'è anche la RAI che segue attraverso il canale RAI Sport il campionato di Serie C, mandando in onda solitamente il posticipo del lunedì sera in diretta sul canale 58, credo sia il canale di RAI Sport. Si è confermato il pacchetto di diritti televisivi rispetto a quello della stagione, diciamo, in corso, che comunque tecnicamente si conclude il 30 di giugno, ma la stagione, quest'ultima stagione che abbiamo vissuto, c'è l'opportunità di Eleven Sport Totale e Rai Sport per il lunedì sera. Chiaramente bisogna vedere poi se eventualmente non ci fossero queste disponibilità, noi come Radio Doppio Zero saremmo ben contenti di avere l'onore e la gioia che il presidente ci riconfermi radio web ufficiale del Bitonto Calcio e potremmo farle noi le dirette streaming. Stiamo sorridendo perché un attimo fuori onda il presidente ha ricordato un giornalista nazionale che va in giro per studi televisivi con i monopattini. Allora, sì, ma comunque avete fatto finta di non ascoltare quello che ho detto. No, io invece abbiamo ascoltato e abbiamo recepito il messaggio che Radio Doppio Zero è pronta a
fare un grosso investimento per il Bitonto Calcio per trasmettere anche le partite in diretta. Io quindi già ti vedo, Nicolino Vacca, arrivare in quel del Renzo Barbera con la sua solita rullina e dire ben collegati dal Renzo Barbera di Palermo per Palermo Bitonto. Io non dimentico la promessa di Nicola, ti aspettiamo in ritiro col furgoncino. Ah no, guarda che noi ci stiamo attrezzando, ma non so che... Okay. Attenzione. Qui siamo già a un buon punto, perché il van caricare tutto ci abbiamo il giornalismo già abbiamo buttuntino è pronto. Ci abbiamo già mezzo van. L'altra metà del van arriverà nel momento in cui troverete l'ufficialità sulla nostra pagina. Troveremo un saldatore, l'altra metà. No, l'altra metà del van Nicola, la comunque il van sono 9 posti, quindi sì, dobbiamo entrare in 9. Chiudete la trasmissione. È arrivato l'improvviso Mario Giordano. Il monopattino. No, il van è in corso d'opera. Il mio sogno è vedere il van sul traghetto verso la Sicilia. Filippo, che è dietro le quinte, sta ricevendo il messaggio. Una bella foto Instagram, Brado doppio zero, lo stretto di Messina. Nel momento in cui ci sarà l'ufficialità, faremo la foto davanti al van con il presidente, non ci sono problemi. E noi saremo tutti lì ad immortalare. Allora, Mari, dimmi. No, volevo all'angolo dei mari. Sì. Non hai parlato, insomma, vorrei dire qualcosa riguardo il restyling dello sponsor tecnico, perché mi sa di aver visto qualcosa già in costruzione. E ci sarà in programma anche una nuova sede sociale e uno store ufficiale? Come corre questo ragazzo? Come corre? Finiti c'è il campionato per tutte male. Oggi dobbiamo andare Serie B. Allora, vi state togliendo il lavoro quest'estate, i comunicati, le notizie, non si fa così. Allora sì, la sede legale si trasferirà in Via Repubblica o in un civico, non lo ricordo. Meglio non dirlo, perché sennò Mario Romano accanto, sta là. Accanto il bar, faccio la pubblicità, è un amico, l'altro caffè di sì. Pasquale Petta. E, mentre per quanto riguarda lo store, sì, anche ci stiamo pensando e con molta probabilità dovrebbe venire su anche lo store, sì. Lo fai tu? Ok, volentieri. Sì. Una domanda che arriva da Giovanni Milo e dice: una domanda per il mio caro amico Leonardo Rubini. Da quando hai cominciato questa esperienza? Avresti mai immaginato di arrivare dove sei arrivato adesso? Quando nel nostro percorso abbiamo incrociato Francesco, ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: forse abbiamo trovato la persona che può realizzare i nostri sogni. Logicamente arrivare in Serie C era un sogno, però come tutti noi sappiamo i sogni non hanno limiti e ora poniamoci un altro obiettivo. Allora, stavo dando un'occhiata a tutte le persone che ci stanno guardando da casa. C'è Onni Turitto, al quale facciamo soprattutto anche tanti auguri per la nascita della sua bimba, se non vado errato, correggetemi. Ho visto Gianni Iurino, ho visto Alessandro Gargiulo, ho visto tanta gente collegata. Adesso io vorrei Mario che Mario Sicolo, esatto, dicesse un po' la sua su questo campionato del Bitonto. Anche se l'hai detto all'inizio, ma vorrei che andassi un attimino più a fondo, scavando un po' per quello che è possibile dalle tue parole. No, in realtà, Nicola, io volevo innanzitutto così salutare Pasquale Verriello anch'io, che è un carissimo amico e che ha fatto un intervento molto acuto. E poi volevo ricollegarmi a quello che diceva Nicola prima per sottolineare almeno 2-3 aspetti. Quando per la prima volta intervistai Francesco, ricordo in redazione al Dabitonto, Francesco mi disse questa frase: voglio regalare qualcosa di grande alla città. E devo dire che quello era un periodo in cui la squadra, alla tolda della quale vi era, non era amatissima in città. E bisognava avere veramente grande coraggio ed avere a cuore le sorti di tutta Bitonto, per dire una frase del genere, al punto tale che poi noi oggi lo abbiamo, in questi anni lo abbiamo verificato, perché Francesco rappresenta un'anomalia splendida, straordinaria,
peculiare della nostra città. E io l'ho sempre detto, è il primo, giustamente, il numero uno della società, ma è anche il primo dei tifosi, è un punto di riferimento per i tifosi, perché tra le altre cose, quando ci sono state delle battute d'arresto durante il campionato scorso, o perlomeno quello che è terminato ufficialmente oggi, Francesco era il primo che risollevava gli animi, si faceva di nuovo corifeo di questa missione nero-verde, affinché si potesse raggiungere effettivamente il traguardo trionfale della promozione in Serie C. E quindi questo è il primo particolare. Il secondo, la società, faceva bene a dirlo Leo quando ha parlato di un cammino che viene da lontano, ma la società in realtà oggi sì è entrata ufficialmente nel mondo pro, ma la società è stata professionistica da sempre, sin dai primi passi, e tant'è che ricordo che i dirigenti raccoglievano sempre complimenti, no? Ovunque andassero a giocare, proprio perché si vedeva che l'organizzazione era di livello superiore. E quindi noi questo ci auguriamo sostanzialmente, che come la società ha sempre dimostrato di essere professionistica davvero, già da tanto mancava quella D nella denominazione della società, della squadra, possa anche tutto il resto dell'ambiente confermarsi all'altezza ed essere pro altrettanto quanto la società, atteso il fatto che giungere in Serie C davvero che un altro pianeta, come diceva questo pomeriggio un carissimo amico che fa anche il presidente del Bitonto, come diceva Francesco, la Serie C è un altro pianeta, è un altro mondo. Mi diceva la scorsa settimana un amico bitontino che è stato anche il mister, Francesco Modesto, che ha fatto la C e ha allenato come secondo di Nevi Orlandi in Serie C, mi diceva: state attenti che è un altro mondo, Bitonto sarà ogni giorno sui giornali, attenzione, finalmente, ovviamente per motivi positivi, belli, no, sportivi. Ed è tutto marketing territoriale naturale, che vengano o non vengano tifosi a lasciare miliardi, perché è impensabile che arrivino vagonate di miliardi dai tifosi del Palermo, è chiaro che così non è, non funziona, però di certo sarà marketing territoriale naturale, spontaneo. Bitonto avrà tanta di quella vetrina, per cui sarà fondamentale presentarsi col vestito migliore, più sfolgorante, più sberluccicante, affinché possa accattivare ulteriormente chi vedrà la nostra città, chi la ammirerà, sia negli 11 che entreranno in campo, ma anche in tutte quelle che sono le bellezze nostre ereditate dal passato di millenni di meraviglie artistico-architettoniche. Beh, Mario, io potrei agganciarmi a questa tua splendida osservazione facendo notare a tutti che oggi il Bitonto per la prima volta è uscito su Sky Sport, perché tecnicamente in serie, con la notizia della Serie C, il Bitonto è arrivato su Sky Sport. Cioè, formalmente non hai fatto niente, però si è capito. Cioè, non avevo fatto una partita in Serie C, ma stavo già su Sky Sport. E potrei aggiungere, oggi mi hanno ulteriormente confermato, che praticamente con il nostro avvento in Serie C ci sarà una testata giornalistica nazionale, il Corriere dello Sport, che quasi ogni giorno, se non proprio ogni giorno, avrà sempre comunque un articolo sul Bitonto, perché chiaramente sarà dato spazio alle squadre di Serie C quotidianamente, e quindi già mi hanno avvisato che ti stresseremo abbastanza anche l'anno prossimo. Quindi non posso che confermare la tua osservazione, Nicola. Allora, sì, andiamo a chiudere questa puntata particolare della promozione del Bitonto in Lega Pro. Ci sarà molto da fare, ma vedo che ci sono già idee abbastanza chiare dal punto di vista della presidenza e della struttura societaria. Io ringrazio Mario Sicolo e Mario Romano per essere stati qui con noi. Grazie ragazzi. E noi vi ringraziamo. Buonasera a tutti, grazie. Ok, ringraziamento anche al DS Leonardo Rubini. Ciao Leonardo, grazie. Grazie a voi. Un ringraziamento enorme al presidente Francesco Rossiello. Ciao Francesco, grazie. Grazie a voi, buonasera a tutti. E un ringraziamento a Nicolangelo Biscardi, che come al solito ha condotto in mia compagnia. Grazie a te Nicola, grazie a tutti. Concedimi un solo minuto davvero. Sì. Per ringraziare voi di Radio Doppio Zero, che quest'anno siete stati imprescindibili, indispensabili, una straordinaria spalla. Davvero Filippo Mingirulli e
editore Danilo Mingiruli, che io lo chiamo il nerd perché è praticamente il genietto dietro la telecamera con il computer, tu sei diventato passo passo la mia zizzona, il mio compagno di viaggio. Grazie a voi, grazie davvero per la splendida collaborazione. Ringrazio poi anche tutti davvero gli amici, colleghi giornalisti che quotidianamente mi contattano. Io provo ad assecondare tutte le esigenze, tutte le richieste, però poi arriva un certo punto, umanamente non riesco davvero a soddisfare i tanti colleghi, anche perché a un certo punto, durante la pandemia, non mi sono più ritrovato solo quelli di serie D, ma iniziavano a contattarmi anche quelli di serie C, e la situazione stava sfuggendo un pochettino di mano. Vorrei ringraziare anche Danilo Cappiello, che è stato mio compagno di viaggio fino a qualche settimana fa. In particolare devo ringraziare poi tutti gli amici giornalisti di Bitonto, perché poi siamo diventati anche una piccola famiglia: Mario Sicolo, Pasquale Civitolo, Mario Romano, Nicola Lavacca, che è il decano appunto dei giornalisti bitontini e sportivi. Quindi grazie a tutti, grazie, l'ho tenuta per ultima perché è donna, a Anna Veriello, che è la nostra nonna, mamma, è meravigliosa. Leonardo, approfitto anch'io per ringraziare a nome di tutta la squadra, la ringrazio a nome di tutta la squadra, perché so che appena pubblica le foto la domenica i ragazzi impazziscono e fanno la gara a chi riesce a prendere la foto migliore. Quindi colgo l'occasione per ringraziare a nome della squadra, perché proprio i ragazzi mi hanno riferito di farlo pubblicamente. Ogni tanto Anna si è presentato pure con le crostate al campo. Grazie veramente a tutti i dirigenti, giocatori, staff, li ho massacrati, continuerò a farlo. Un saluto anche a tutti i componenti del settore giovanile, anche se diciamo quest'anno era una forma slim, è giusto che ringraziamo e cogliamo l'occasione per salutarli. Assolutamente, ringrazio Cosimo, Papà Picco, ce ne sarebbero tanti da ringraziare. Grazie, non so che altro dire. L'anno scorso ho fatto il messaggio bello, tranquillo, letto. Quest'anno lo faccio fatica perché sono stanco pure io. Beh, è stato bello tosto quest'anno. Va bene, Nicolangelo, grazie a te. Grazie. Nico, un'altra cosa, scusami. Sì. Oggi festeggiamo chiaramente la Serie C del Bitonto, però se mi consentite anche un caloroso abbraccio agli amici del Futsal Bitonto, perché se da un lato il calcio a Bitonto ha fatto la storia perché ha raggiunto la Serie C, dall'altro lato è storia anche per il calcio a 5 maschile della nostra città, colori nero-verdi, il Futsal Bitonto promosso in Serie B si esce dai confini regionali, quindi un altro traguardo storico in questa giornata straordinaria per la nostra città. Lì ho un sacco di amici, reputo doveroso in maniera affettuosa anche complimentarmi. Assolutamente sì, Nicola, logicamente anche da parte nostra, senza dimenticare che anche le ragazze del futsal femminile quest'anno potrebbero darci delle soddisfazioni, ma dobbiamo aspettare ancora alcuni giudizi che ci saranno nei prossimi giorni. Grazie per averci seguito. C'è lo sponsor qua, c'è lo sponsor. Vergogna. Allora, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo di seguire le pagine ufficiali di Radio Doppio Zero e del Bitonto Calcio per quanto riguarda l'eventuale festa che ci potrebbe essere nei prossimi giorni. Grazie per averci seguito e permettetemi di ringraziare i nostri sponsor, che comunque ci sono stati vicini anche durante questo periodo di pandemia e ci hanno comunque sempre supportato. Grazie, l'appuntamento alla prossima occasione. Buonasera da Nicola Vacca.
Questo programma è stato offerto da... Trascorriamo un terzo della nostra vita riposando e dormire su materassi troppo datati o di scarsa qualità può portare all'insorgenza di patologie molto fastidiose che condizionano la nostra vita, come malumore, irritabilità, dolori alla schiena, mal di testa, dolori cervicali o agli arti. Per recuperare la forma fisica e la voglia di sorridere, non esitare. Chiama ora il numero verde 800 910 323 per una consulenza gratuita e senza impegno. Cause we don't wanna grow up. Thank you.